Ma dove vai? Bellezza in bicicletta, mi serve la ruota, dammela in fretta. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Su Arte per te, sotto la canicola estiva sto diventando sempre più pazza e sapete cosa mi sono messa a fare? A forare le ruote delle bici. Sapete per fare cosa? La nuova cover di Make Your Cover. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo cosa ho combinato. Ed ecco l'occorrente per preparare la più spiritosa tra le cover che abbiamo fatto fino a questo momento e forse anche la più difficilotta, ma noi insieme ce la faremo. Innanzitutto il protagonista del nostro tutorial, cioè un pezzo di una ruota di bicicletta, proprio il copertone. Vedete voi come recuperarlo, naturalmente ben lavato. Naturalmente il mio è un copertone usato, se no, che riciclo è? Dopodiché, una cover, una di quelle che solitamente compro dai cinesi a 2 euro. La mia è per il mio cellulare, voi prendete quella del modello del vostro cellulare, ha la copertura in plastica trasparente e il bordino rosso. Una penna o una matita, ma meglio una penna, poi una foderina per la parte retrostante del cellulare, però non ci serve la foderina vera e propria, ci serve giusto la sagoma, un piattino di plastica, degli acrilici, io ho scelto come colori bianco e rosso, voi scegliete quelli che preferite, un paio di forbici, un cutter, un pennello piatto a cui non tenete particolarmente, una spatolina, dello scotch carta, la mille chiodi, un righello può darsi che occorrerà e del flatting all'acqua o della vernice per colori acrilici. Io vi consiglio però il flatting all'acqua che è atossico e poi un peso per tenere ferma la nostra cover in posa per un po'. Io invece utilizzerò questi morsetti che sono carinissimi e che ho comprato dai cinesi in confezione da 6, mi pare, sì, o 6 o 8, non ricordo. Pochi euro, 1 o 2 euro, ma voi potete usare anche un vecchio vocabolario, naturalmente con la foderina, se no si rovina. Cominciamo subito. Come prima cosa, proteggiamo il piano da lavoro con una fodera in silicone, in modo che anche tagliandola col cutter non succederà nulla al nostro tavolo. Quindi apriamo il nostro copertone, che naturalmente avrà la sua tipica forma incurvata contro la quale dovremo lottare per tutto lo svolgimento del lavoro, sappiatelo. Io voglio fare in modo che la cover venga poi fuori con l'orma del copertone appiccicata in gomma. Di conseguenza, cosa devo fare? Devo tagliare la sagoma precisa di questa superficie e per fare questo utilizzerò come sagoma la foderina di cui vi ho detto prima. Ora però, con la penna, piano piano, innanzitutto la devo mettere ben dritta in maniera tale che la riga poi mi venga appunto fatta bene, la riga del copertone, dico, e poi piano piano ricalco. Io posso anche colorare così, tanto poi seguirò la riga che ne viene fuori e colorando vi assicuro che viene molto meglio piuttosto che tracciare una riga, perché essendo molto morbida la foderina potrebbe piegarsi, mentre così, a seconda il nostro andare, stai giù. E verrà dritta. Ok, posso togliere. Vedete, anche se non ho tirato una riga dritta, la sagoma c'è tutta. A questo punto, con un righello, prendo bene bene la misura e mi traccio la linea. Mi chiedete sempre cose per la festa del papà. Questa per il papà è una cover davvero carina. Adesso, con il nostro tagliabalza, facendo molta attenzione a non tranciarci un dito, assicurate bene la chiusura e uscite poco la lama, tiriamo via il copertone in eccesso. Siate netti nel taglio e tralasciate per adesso gli angoli tondi che invece rifiniremo con le forbici. Non è lavoro da cutter l'arrotondamento degli angoli.
piano piano, così. Una volta che abbiamo visto che siamo giunti a misura e siamo soddisfatti delle proporzioni che abbiamo dato, cerchiamo di armonizzare tutti i contorni. Una cosa che vi consiglio di fare è quella di abbassare i bordi della camera, della parte interna, tagliando leggermente in obliquo tutto il contorno, in modo che così si schiaccerà e andrà a fondersi quasi con la parte rossa. Potete farlo o con le forbici o così a sfilettare con il tagliabalsa, ma in questo secondo caso state molto molto attenti a non farvi male. Benissimo, adesso io poggio la mia guainetta qua sopra, così la metto bene bene a misura. Ancora qua devo rifilare, vedete, se non rifilo cosa succede? Che mi esce di lato il bordino bianco e noi non vogliamo questo, quindi qua certo devo rifilarla ancora, ma intanto, poggiando ben bene a misura, prendo la misura dell'oblò per la fotocamera, per lo spioncino, ok, qui così, piano piano, intagliando, me lo ricavo. Vi consiglio di farlo rettangolare, non proprio della forma dell'occhiello, perché essendo molto profondo il copertone rispetto a una cover qualunque, arriverà così più luce all'obiettivo della fotocamera. E voilà, e anche questa è fatta. Andiamo a misurarne la grandezza, perfetto. Proseguiamo con il nostro lavoro. Adesso c'è la parte veramente, veramente divertente. Allora, prendiamo lo scotch e posizioniamolo equidistante da una parte, quindi ne faccio una riga da questo lato, lasciando una porzione che a me piaccia, per esempio. Allora, questa cover è 5,5 cm. Lascio 1 cm per lato e appongo 2 strisce di scotch sui laterali. Quindi 1 cm per lato mi metto qui, me li segno proprio così vado sul sicuro, tanto poi non si vedrà nulla. Ed è uno qui dove c'è il pirulino e uno qui. Quindi a questo punto attacco un po' così sommariamente. Non possiamo fare le cose precise con una superficie così. 1 cm, 1 cm anche da quest'altro lato. È l'ora di dipingere. Prendiamo il nostro acrilico bianco e senza bagnarlo, proprio così, cominciamo a tamponare. Ok, copro il più possibile, ma se rimane qualche chiazzetta nera non ci fa assolutamente nulla. Mi preparo un po' di scotch per fare la parte centrale. Prendo una striscia bella lunga e la piego in due, sovrapponendola dalla parte appiccicosa in maniera perfetta però. Poggio. Tiro giù, ok. Piego. E sovrappongo proprio in maniera perfetta le due strisciette di scotch, in maniera che nessuna delle due aderisca. Potete farlo anche con della carta. E faccio questo lavoro per due volte. Prendo il mio copertone e decido se coprire questa parte, quindi in questo caso mi servirebbe solo una striscetta, e dare una seconda tinteggiatura a queste due strisce, o come farò io, copro leggermente 1 e 2, così, e do un terzo colore solo al centro. Io farò così, mi piace di più, e darò il rosso. Per fare questo appiccicherò le striscette sul retro, quindi 1, peso troppo scotch, e 2. Aggiungo dei pezzettini di scotch, prendo anche qui ad occhio la misura e appiccico dietro in modo che stia un attimino ferma il tempo che io passo col pennello.
da una parte e naturalmente anche dall'altra, stessa misura. Senza stare lì troppo a tribolare, prendo il mio rosso e piano piano con il rosso faccio tutta la parte centrale. Farò prima i bordi, cercando di stare il più dentro possibile, e poi il centro. Ok, facciamo asciugare ben bene e ci vediamo dopo. Togliamo quindi le cartine, ancora la mia non è asciutta, voi fate asciugare ben bene, e quello che ne verrà fuori è questo. Lasciamo asciugare un'altra. A questo punto riprendo il bianco e a mano libera questa volta, voi se volete aiutatevi con un righello, traccio delle lineette dritte, così. Cerco di essere il più preciso possibile. Con un pennellino sottile, mentre che ci siete, rifinite anche tutte le linee qualora qualcuna vi fosse venuta stortina. E andate a rimpinguare, se volete, tutte le fessure che invece sono rimaste nere. Quindi date certezza alla linea. Dopo aver fatto asciugare tutto, diamo una bella mano di flatting all'acqua. Però passiamolo velocemente, io lo passo prima sulle parti grezze, no? Così, non vi preoccupate per il colore bluastro che assumerà, è normale. Il flatting all'acqua è atossico, quindi potete passarlo tranquillamente. Che questa sarà la zona più maneggiata della cover, quindi è bene che sia protetta e che mantenga bene anche il colore. Ok, facciamo asciugare perfettamente il tutto, quindi appiccichiamo la guaina sulla cover. A questo punto avremo questa guainetta bella e pronta. Allora, la nostra cover dovrebbe diventare più o meno così. Bene, cosa fare? Voi aspettate che si asciughi completamente. Io apro la mille chiodi, giro la mia piccola cover e sul margine interno, così, comincio a spalmare la mille chiodi. Qui sporco di mille chiodi, sì, ma meno. Devo evitare che sbordi al di fuori, quindi con una spatolina vecchia cospargo il tutto. Non ne mettete tantissima, pochina, e soprattutto in prossimità dei margini tiratela via il più possibile, cioè mettetela, ma un film sottilissimo. E adesso appiccichiamo. Ok, prendiamo i morsetti e facciamo far loro il lavoro per cui sono pagati. 1, 2, ripeto, potete metterla anche sotto i libri, certo questo modo di pinzettarla vi darà maggiore sicurezza, il morsetto è più tenace ovviamente, no? Benissimo, lasciamola in posa per una notte e domani la nostra cover sarà pronta per essere sfoggiata in comitiva e vedrete che il vostro fidanzato, specialmente se è un patito di ciclismo, sarà felice di questo pensierino. Cover maschile, finalmente, spero vi sia piaciuta. Io la lascio in posa e poi vi faccio vedere il risultato finale nelle foto. Stupendo!
tenda sportivissima e piacerà tantissimo finalmente anche ai maschietti. Ci eravamo fossilizzati su cover da donna, non a caso, io sono donna, ma devo dire che anche questa, se è una donna sportiva, è veramente veramente carina. A me piace molto, a Gabriele piace, infatti è diventata la sua cover e quindi ha sacrificato la sua bici non invano. No, non è vero, era un copertone vecchio. Ovviamente usate copertoni vecchi, non andate a sventrare le bici in giro per la città. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche nuovo spunto. Se è così, mi raccomando, un bel pollice in su, non bucate le ruote di Arte per Te e soprattutto condividete, e vi aspetto tutti sulla mia pagina Facebook. Noi ci rivediamo molto presto, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!